Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marcheggiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. Eccoci pronti ad ascoltare l'inno ufficiale della UEFA Champions League. Vediamo dunque gli schieramenti delle due squadre. Dunque, calcio d'inizio. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Io dico il coreano Son, giocatore di grande abnegazione. Costa! E questa è la loro prima conclusione. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Fase di stallo. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area, la loro azione si conclude qui. Alessandro prova a prolungare. Conclusione! La palla entra in rete! Grande azione! Tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Partita inizia alla grande, subito gol. Son Heung-min. Ancora fuori dall'area. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Higuain! La mette in rete! Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Un tiro di rarissima bellezza, una parabola meravigliosa. Quando i tiri sono effettuati bene, con potenza e giro giusti, i palloni di oggi possono prendere traiettorie inaspettate ed essere imprendibili. Si riparte da un netto 2-0. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Son Heung-min. Khedira non si fa cogliere impreparato e interrompe l'azione avversaria. Cerca la profondità, sulla fascia. Palla di nuovo verso il centro. Alessandro scatta verso il pallone. La butta via e fa respirare la difesa. Son Heung-min. Cerca la fondo, palla a piede.
intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Cerca un compagno, si avvicina alla porta, palla larga in profondità, traversone verso il centro, un pallone quasi perfetto ma non abbastanza. Ancora fuori dall'area, fa sportellate con il suo marcatore. Douglas Costa prova la giocata nello spazio. Mandzukic! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Allarga sulla fascia. Christian Eriksen scatta verso il pallone. Primo tempo che si conclude dunque qui. 45 minuti già in archivio, il punto di Luca Marchegiani. Hanno messo in evidenza la vulnerabilità della difesa avversaria con due gol in una manciata di minuti. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Alexandro, Mandzukic cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia, prova il cross in aria, poteva essere un gran pallone, peccato, questione di centimetri. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti, vuole la profondità. Opportunità di ripartire. Higuain! E arriva il gol! 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. Si riparte dal 3-0. Hanno iniziato bene il secondo tempo e sono andati subito in gol. Ora non devono chiudersi in difesa ma insistere per incrementare il vantaggio e mettere al sicuro la vittoria. Alexandro prova a salire sulla fascia sinistra. C'è il cross. Ci mette, occasione da rete. E il portiere compie una splendida parata. Era proprio lì, davanti alla porta. Ha buttato via l'occasione. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. La Mela avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. C'è la palla lunga, in avanti. Janic, bel pallone, allontana il pericolo. Mandzukic, pallone alto nello spazio, prova a tirare. E il pipì di Higuain, una giocata grandissima. E sono scatenati. Da lì e senza difensori a impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. Quarto gol, ha fatto poker. Sembra esserci un cambio, esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Christian Eriksen.
Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Bernardeschi. Riceve il passaggio. Riceve un pallone interessante. Bernardeschi. Il portiere la stava combinando grossa. Palla in avanti verso il compagno. Cerca spazio. Occhio alla conclusione. C'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. Ecco, ora viene schierata una torre. Sarà utile in entrambe le aree di rigore nel gioco aereo. Llorente. Higuaín ha messo a segno la bellezza di 4 gol oggi. Bernardeschi. E l'arbitro dice che può bastare. Hanno dominato la partita in tutti e 90 minuti, trovando spesso il gol e trovando anche spesso la difesa avversaria impreparata. Che partita si è giocata oggi, Luca? Hanno trovato subito la via del gol, poi sono stati molto bravi a gestire la gara senza concedere troppo agli avversari. Una vera prova di forza.